sento perso, Carla. Avrei voluto che vivessimo in pace, ma... ma tutto ciò che tocco diventa polvere. Sono perso. Il mondo mi sta crollando attorno e vorrei fare la cosa giusta. Ma non riesco a trovare risposte. Non voglio un bagno di sangue, rosso o blu. Ma devo impedire che ci uccidano. Da questa decisione dipendono milioni di altre vite. Ma non so che fare. Mi manchi, Carl. Ma mi manchi così tanto. Signori, bentornati. Non sapevo quando parlare perché è stato un inizio così, proprio, pum pum. Beh, siamo sopravvissuti in tanti però, mi pare. Nuovo episodio. Sono ancora senza parole per le scelte che ho fatto nello scorso. Veramente non lo so. Io mi faccio dei piani e poi sul momento li mando tutti a fare in culo. Quindi non dico niente e vediamo cosa succede in questo episodio. Era il figlio, vi ricordate? Nei primi episodi, era il figlio di Carl, quello lì. Quello che ci ha incastrato. Infatti era piuttosto sorpreso di vederci vivi. Io non vorrei che Marcus si faccia sfuggire la situazione di mano. Mi fa piacere che abbia detto che non vuole una cosa violenta, perché non lo voglio neanch'io. Siamo vivi, ma potete vedere anche voi che siamo messi male. Senza di te sarei morto. E non avrei mai visto la nostra gente libera. Abbiamo avuto le nostre divergenze, ma lottiamo per gli stessi ideali. Oh, sì, bravo. Qualunque tua decisione, la appoggerò, Marcus. Bene, vi ricordate che l'abbiamo... eccolo qua, compagnia. Vi ricordate che l'abbiamo salvato nello scorso episodio? Ok, vediamo se posso andare di qui. Allora, devo scusarmi con Cara. Scusarmi di cosa? Pensavo foste al sicuro con noi. Ah, beh, sì, effettivamente. Sbagliavo. Dovete lasciare la città finché potete. Portare via Alice è tutto ciò che conta. Prendiamo l'ultimo autobus. Forse possiamo ancora superare il confine. Marcus. Salvaci tutti. Parla alla tua gente. Decidi il destino di Connor anche, tra l'altro. Qui non posso fare niente. Lì c'è la cosa North. Non posso fare un granché. Ah no, quella lì è North. Ah, scusatemi, ok. Ho sbagliato di guardare. Situazione. Non vogliono correre rischi con noi devianti. Ci radunano per portarci nei campi di smaltimento. Porca troia, sembra i deportati del Terzo Reich. Tra qualche ora saremo rimasti solamente noi. Quanti di noi sono sopravvissuti?
Un centinaio? Forse di più se contiamo quelli ancora nascosti. Se non avessi innescato la bomba saremmo morti. Ferita di che? Ah, le hanno sparato a lei. Come sono messi i tuoi sistemi? È vero? Sto bene. Non hanno colpito i biocomponenti. Hai rischiato la vita per salvarmi, Marcus. Dovresti pensare alla nostra gente prima. Niente conta di più. È vero, è vero. Però dai. Sarà tutto finito. Avremo cambiato il mondo o il mondo ci distruggerà. Devi fare la tua scelta, Marcus. E qualunque essa sia, noi ti seguiremo. Ti amo, Marcus. Wow. E dile che l'ami anche tu, dai, su. Va bene, come l'ho detto. Ho parlato con la squadra. Ah, buono, buono. Vedete, era un obiettivo nascosto. Ma Connor, due cazze. Ah, eccolo qua. Nascosto. È colpa mia. Gli umani sono riusciti a trovare Jericho. È vero. Che stupido. Mi hanno usato, dovevo saperlo. Mi dispiace, Marcus. Se decidessi di non fidarti, capirei. No, alla fine dobbiamo essere diversi dagli altri. Dobbiamo essere diversi, non essere spietati come stanno facendo loro con noi. È giusto che sia così. Il tuo posto è con la tua gente. Infatti. Ci sono migliaia di androidi nell'impianto della Cyberlife. Se li svegliassimo, si unirebbero a noi e saremmo molti di più. Intendi infiltrarti nella Cyberlife Tower? Connor, è un suicidio. Si fidano di me. Mi lasceranno entrare. Se qualcuno può infiltrarsi alla Cyberlife, sono io. Se provi a entrare, ti uccideranno. La probabilità è alta. Ma a livello statistico c'è sempre la possibilità che le cose non vadano come previsto. Stai attento. Comunica la tua scelta alla gente. Gli umani hanno deciso di distruggerci. Hanno portato la nostra gente nei loro campi per eliminarci. È il momento di decidere. Di compiere una scelta che determinerà il futuro della nostra gente. Sono contento di avere questa scelta, raga. Sono molto contento perché pensavo di averla sfanculata nello scorso episodio, invece sono contentissimo di averla. E praticamente ci chiedono di fare il Gandhi della situazione a sinistra o lo stronzo qualsiasi della rivoluzione, mettete il nome voi, adesso non me ne vengono in mente, a destra. Io ho sempre fatto pacifico, quindi rimarrò nel mio. Sarebbe, devo dire che sarebbe figo rigiocare e fare la rivoluzione, perché sarebbe bello da vedere, però magari si potrebbe rifarlo in un altro momento, non lo so, questo ne riparleremo assieme. Voglio tenere la linea del marciare pacificamente, anche perché l'opinione pubblica è solidale e secondo me se andrà male faremo i martiri, diciamo così, no? E poi in qualche maniera andrà a finire bene lo stesso, anche se magari non per noi ma per gli androidi dopo. Quindi vi ho dato la mia spiegazione del pensiero, anche se forse è sbagliato, manifestazione. Lo so. So che siete arrabbiati. So che volete reagire. Ma vi assicuro che la violenza non è la risposta.
Vogliamo giustizia e pace, e glielo faremo capire. Se hanno un briciolo di umanità, ci ascolteranno. Altrimenti, altri prenderanno il nostro posto in questa battaglia. Siete pronti a seguirmi? E dai, No, tiravano fuori i fucili e andavano a morire tutti. Ok, Jericho in aumento. Ah, vedete? Carl poteva anche non morire, evidentemente. Rendi omaggio a Carl. Vedete, vedete? 53%. Qui è tutto bloccato perché deve essere qualcos'altro. Perché evidentemente Jericho poteva anche non essere attaccata. E poi tutto il discorso, e direi che il pacifista è 53%, però mica tanto, eh. Alle 6 di questa mattina è stato indetto un coprifuoco nazionale. Tutti i movimenti dei civili saranno monitorati. Il diritto di assemblea è sospeso. Tutte le comunicazioni elettroniche sono limitate e ho conferito pieni poteri alle nostre agenzie di sicurezza nazionale. Oltre a questi provvedimenti, tutti gli androidi devono essere consegnati alle autorità con effetto immediato. Dei campi per androidi sono stati dislocati nelle maggiori città per contenerli e distruggerli. Ora io chiedo a tutti quanti i civili di collaborare con le autorità competenti e vi assicuro che stiamo facendo tutto ciò che è in nostro potere per garantire la sicurezza della nostra nazione. Credo sia il presidente, presidente questo. Oh, figo. Presidente Warren! Il leader dei Devianti è stato catturato. Il deviante noto come Marcus non è ancora stato individuato, ma presto lo troveremo e lo neutralizzeremo. Per favore! Scusi. Un convoglio di cobalto risulta essere scomparso e numerosi negozi di armi sono stati depredati. Conferma queste notizie? Al momento non ho informazioni in merito. Per favore! È vero che gli androidi possono violare i nostri sistemi e anche quelli di centrali nucleari e basi militari. Tutti gli androidi operanti in luoghi ad alto rischio sono stati neutralizzati e i sistemi informatici disattivati per evitare ogni rischio di hackeraggio. La situazione è sotto controllo. Bah. Per favore! Presidente Warren! Cyberlife. Cosa succederà alla Cyberlife? Gli androidi verranno banditi per sempre? Stiamo collaborando a stretto contatto con la Cyberlife per neutralizzare i devianti. Non rilascerò commenti su nient'altro finché non ci saremo occupati della questione degli androidi. Vi ringrazio. Per ora è tutto. Ah, questa non ce le ha fatte fare tutte. Avrei voluto guardare meglio, forse, per fare quelle più interessanti, invece ho visto solo quelle tre lì, vabbè. Stiamo veramente andando dalla Cyberlife con Marcus? Cioè, con Connor? Porco due. Connor, modello 313-248-317. Sono atteso. Identificazione effettuata. Ok. Procedi. Madonna, pare che stiamo entrando, non so, a Guantanamo qua. Lì dentro dobbiamo andare. Cyberlife. Seguimi, ti scortiamo noi. Grazie, ma so dove andare. Forse, ma io eseguo gli ordini. Ok, seguiamo la guardia. No problem, mate. Neanche due dietro? Certo che sì. Va bene.
Cos'è sta cosa? Agente 23 identificato. Androide Quantum identificato. Agente 76 identificato. Scansione completa. Però la mia è rossa, perché è rossa? Forse perché sono un androide. Effettivamente. E la Madonna. Questo è palesemente copiato da Io Robot, secondo me. Quel palazzo enorme dove vengono... Cos'era? Non costruiti i robot, ma era qualcos'altro del genere. Andiamo. Vabbè, seguiamo la guardia allora. Questi poracci che cazzo ci fanno qua? Agente 54, livello 31. Riconoscimento vocale valido. Accesso. Warehouse. Ok. Quindi facciamo pizza nell'ascensore, eh? Non toccare. Ok. Ok, così non ci vedono. Bello! Come quello di Marcus facciamo, allora. Calcio in bocca. Mi ammazzano. Perfetto! Ottimo! Allora, prima l'altro. Poi direi sì. Ah, basta così? Ok. Cazzo, non mi aspettavo di dover premere i tasti. Di solito non ci sono da premere i tasti. Mannaggia a me. Holy shit, ma che spari così adesso te? Ah. Si prega di indicare identità e destinazione. Agente 54, livello meno 49. Riconoscimento vocale valido. Ah. Accesso autorizzato. Ciao bello. Westside Industrial, Detroit. L'ultimo autobus è tra 20 minuti. Non ci resta molto tempo, dobbiamo muoverci. Ok. 20 minuti. Stai bene? Ho tanto freddo. Sì, ma... Ah. Ma che cazzo? Ah, Ah, non lo so! Che cambia? Boh, disattiviamo, dai. Ora ti sentirai meglio. Grazie. Niente. Porca boia, ma erano poliziotti o androidi? Temo fossero poliziotti, a dire la verità. Prendila, prendila, va. Vieni.
Non restiamo qui. Eccala. No, non fatemi del male. Sta attento, in ginocchio. Che cosa faremo? Dobbiamo riuscire a prendere quell'autobus. Sta vicino a me. Proveremo a passare senza farci notare. Giusto. Ce la faremo, Alice, te lo prometto. Cheat. Non uccidetemi, non ho fatto niente. Sta zitto, ho detto. Sono ancora tanti? Guardali, sono come ratti. Più cerchi e più ne trovi. Spero di non passare la notte qui. Mi sta congelando le palle. Ci vorranno settimane per ripulire questo casino. Ci sono soldati dappertutto. Dobbiamo fare attenzione. Avanti, muoversi. Ok. Via. Yeah. Forza, dentro. Sicuro sbaglierò, sicuro. Sicuro sbaglierò. Guarda laggiù, è Luther. No. Oh, cazzo. Non possiamo aiutarlo. Ci sono troppi soldati. Non possiamo abbandonarlo. Ma come facciamo? Ho capito, ma come facciamo? Ho una cazzo di pistola. Ma no, no, ma no, ma no, no, non è, non è possibile. No. Mi dispiace, Alice. Ormai è finita. Ci finiamo stecchini tutti. Alluderò, e mi dispiace. Dobbiamo continuare. Ehi tu. Ho capito. Sono un umano. Voglio tornare a casa. Mia moglie mi aspetta e dobbiamo... Dobbiamo controllare tutti i civili. No. No, vi prego. Porca puttana. Androidi del cazzo. Non potevo andare a salvare Luther, cioè. Non potevo proprio. Cazzo ce ne sono, raga. E girate. Hop 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 hop. No. Dai, girati. Opa. Non eravamo così in mezzo. Vabbè. Un posto di blocco. Abbiamo il passaporto, ma non si è mai troppo prudenti. Non c'è un'altra strada? Cambiando strada rischiamo di perdere l'autobus. Forse è meglio stare al sicuro. No. Posto di blocco 3 minuti 12, ne ho 11. Ma va fanculo, va. 11 minuti e via. Che vuoi che sia, dai. Se corressero in questo maledetto gioco invece di camminare, hanno i minuti contati e camminano. Siamo in diretta da Detroit, dove migliaia di androidi stanno marciando sulla città in questo istante. Il leader dei devianti, che chiamano Marcus, è in testa al corteo. Sta succedendo qualcosa a Detroit, presidente.
Allora, l'altra volta non è finita per niente bene. Poi mette tutto un clima ancora più spettrale. Mi ho quasi i brividi. Cioè, sto gioco è epocale, veramente. Ah, quelle sono guardie con i fucili puntati verso di noi? Ci siamo. Il momento della verità. Eh sì. Arrendetevi subito, apriremo il fuoco. Non vogliamo combattere con voi. La nostra è una protesta pacifica. Ripeto, arrendetevi o apriremo il fuoco! Ok, siamo morti. Non si torna più indietro. Vi chiediamo di liberare tutti gli androidi detenuti nei campi e di cessare ogni tipo di ostilità. Veniamo in pace. Non ricorreremo alla violenza. Ma è importantissimo alzare l'opinione pubblica, infatti, ma guarda, guarda. Ma non ce ne andremo se non libererete i nostri. Porca troia, regà. Porca troia, regà. Volete aprire il fuoco su dei contestatori disarmati? Forse abbiamo fatto qualcosa. Cessate il fuoco. Ok. Sì, Michael, siamo a poco meno di 100 metri e gli eventi si evolvono continuamente. Vi daremo aggiornamenti non appena possibile. Just Douglas, Channel 16. Michael, a te la linea. Marcus, che facciamo? Resistiamo il più possibile. Risvegliare praticamente tutti questi androidi qua. So se è chiaro l'importanza della cosa che stiamo per andare a fare. Ok. Non capisco perché me li facciano come se dovesse cambiare qualcosa. E lo risparmierò. Scusa, Connor. Il bastardo è uguale a te. No.